suggestiva location, l'ex convento delle Servite a Manduria, un territorio ricco di cultura e fecondo di prodotti di qualità, la Magna Grecia, un vitigno autoctono dalle peculiarità uniche, il primitivo. La sua degustazione e reinterpretazione al centro della 4 giorni del Press Tour Terre del Primitivo, evento ideato e promosso dal Movimento Turismo del Vino di Puglia in collaborazione con il GAL del Primitivo, con il sostegno del Comune di Taranto e naturalmente dell'Assessorato alle Risorse Agroalimentari della Regione Puglia. Nella carta dei vini è presente finalmente il Primitivo, addirittura ci sono anche location locali dove si degustano solamente i primitivi. Dobbiamo cercare di incidere sull'attività dell'internazionalizzazione e della promozione e soprattutto dobbiamo supportare anche i nostri agricoltori, ma anche i nostri enologi, così come anche le nostre cantine. Infatti con la prossima programmazione comunitaria abbiamo deciso di sostenere ancora il sistema vitivinicolo e soprattutto lo sosterremo in maniera particolare se il giovane si avvicina a questo mondo. Sono 20 le aziende partecipanti al Press Tour che hanno l'opportunità di far conoscere le loro etichette più rappresentative al ricco e qualificato parterre di giornalisti provenienti da tutta Italia. Ma il tour è anche occasione buona per riscattare la terra di Manduria e mescolare sapientemente paesaggi, cultura ed enogastronomia. Il territorio di Manduria, ma anche dei paesi intorno, offre veramente tantissimo e quindi a noi interessa che questi giornalisti, che sono di testate prettamente dedicate al vino ma anche al turismo in alcuni casi, possano conoscere non solo il Primitivo di Manduria, ma anche a noi interessa che conoscano il territorio nel quale viene realizzato questo vino. Ed eccolo il vitigno principe del territorio, il Primitivo di Manduria, intento a farsi gustare, scoprire e riscoprire. Ci sono tante aziende ormai storiche, tenga presente la mia azienda ha 3 generazioni, ma ce ne sono tante altre private che sono di antico lignaggio, come anche le cooperative, ma è anche un vino da riscoprire, perché ognuno di noi ha la sua tecnica di vinificazione e quindi un Primitivo è quasi sempre diverso dall'altro. E lui non fa fatica a soddisfare i palati più esperti ed esigenti. Questa freschezza, questa serbevolezza, cioè i vini che si lasciano bere, quando un vino si lascia bere vuol dire che è anche un po' ruffiano, quindi si lascia bere e invita al consumo, mangiando e bevendo a tavola anche in modo così piacente, allegro, in buona compagnia, ci si può alzare a tavola anche stando bene.